Signore vi dia pace. Vi vogliamo con tanta gioia pregare questa sera, questa serata così vicina alla Pentecoste, questa festa solennissima. È la conclusione del tempo pasquale, però è anche l'inizio dell'azione dello Spirito Santo negli Apostoli, che fonda la Chiesa, il nuovo cuore, la nuova vita portata da Gesù Cristo. Ecco, siamo anche noi in preghiera qui, proprio per riscoprire il valore pasquale, il valore della Pentecoste, a riscoprire il valore dello Spirito nei nostri tempi così trascurato, così lasciato in parte. Siamo molto materiali. Questo riscoprire non è uno studio, ma è un ascolto. Fermarsi, ascoltare, adorare. Noi abbiamo la fortuna anche di celebrare l'Eucaristia questa sera, come primo venerdì, che ci aiuta proprio a invocare lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo agisce nel silenzio, agisce e vuole entrare in noi e agire in noi, veramente fare di noi persone nuove, risorte. Anche domani a sera ci sarà la veglia di Pentecoste, la veglia solenne. Tutto ci aiuta, non è celebrare riti tanto per fare, è proprio abituarci a fermarci, a pensare di più allo Spirito. E lo Spirito esiste e lo Spirito vuole proprio prendere dimora in noi per aiutarci a vivere, a riscoprire in fondo l'essere cristiani. Questi tempi così balordi, così storti, così pieni di frivolette, di cose fasulle, anche di violenza, ecco, Dio vuole seminare in noi lo Spirito, ricolmarci di Spirito. E vogliamo anche veramente passare questo momento di preghiera, sia l'adorazione come anche la Santa Messa, l'Eucaristia, proprio passarli in ascolto dello Spirito. E lo Spirito è qui in mezzo a noi, però vuole entrare in noi. Se trova il nostro cuore chiuso, è un po' difficile. E non è fare chissà che per pregare, non è fare teatro, non è fare grandi cose, tanto chiasso, anzi, più silenzio c'è, più attenzione c'è, più ascolto c'è, più semplicità c'è, più umiltà c'è, più lo Spirito si fa vivo, agisce in noi e ci aiuta veramente, concretamente. Ci dà luce nuova anche per vedere la realtà nostra, la realtà anche del mondo, in una forma diversa. Vogliamo anche invocare lo Spirito Santo, questo inno della Pentecoste, Dio stupendo, pieno di Spirito. Pensiamo alle parole che diciamo, che lo Spirito Santo proprio scenda in noi, rimanga in noi, ci riempia della sua grazia e ci faccia nuovi nel cuore, ci riempia di gioia stasera. Anche se abbiamo problemi a casa, anche se abbiamo sofferenze, anche se abbiamo tante difficoltà, che la vita è cruda, ecco, lo Spirito Santo viene a dirci non avere paura. Ci sono io e ti illumino e ti do la forza per affrontare qualsiasi situazione. È molto importante fare un cambio di mentalità, come è successo negli Apostoli. Il Signore non è venuto per farci una vita comoda, toglierci le difficoltà, le croci.
venuto per dirci c'è un modo di vivere che è quello dello spirito, che ti aiuta a trovare vita non tanto nel non avere croci, difficoltà, ma nell'avere la forza per superare. Questo è il dono dello spirito, che ci vuole donare la stessa signoria di Gesù Cristo. Abbiamo parlato spesso della signoria di Gesù Cristo, che ci viene donata, però non la capiamo tanto, perché bisogna sperimentare, sentire in noi la presenza dello Spirito che ci aiuta a vivere. E quella è la soddisfazione, sentire in noi che c'è questa porta, che non dipende da noi. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace di Dio sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Concederci un momentino. Come in tanti posti in quest'ora, ma pure anche domani sera, si pregherà, si invocherà, si veglierà, per prepararci nel modo migliore alla veglia, alla festa di Pentecoste. Questa festa grandissima, però poco compresa, ci pensiamo anche poco. Abbiamo vissuto il Triduo Pasquale nella Settimana Santa, poi abbiamo vissuto tutto il tempo pasquale, pensate, sono passate già 7 settimane. Abbiamo vissuto anche nella veglia pasquale il battesimo, il rinunciare a Satana e poi la nostra professione di fede. Ecco, è importante riscoprire tutte queste cose. Il tempo pasquale è il più trascurato di tutti, perché con il lunedì di Pasqua tutto è finito. C'è il mese di maggio che un po' riempie qualcosa, è una devozione bellissima, però il tempo pasquale dei 50 giorni che passano dalla risurrezione alla Pentecoste, si parla poco, si vive poco, quando invece è il tempo della vita cristiana, adulta nella fede, cristiano che risorge e vive da risorto come Gesù Cristo, il cristiano che ha la signoria di Gesù Cristo. E occorre riscoprire questo anche per uscire da quel vivere così innocuo, quel vivere così scialbo di un cristianesimo che vale poco, niente, che non è testimone dell'amore, non è testimone di Gesù Cristo. Ecco, occorre riscoprirlo sempre di più. Ecco che anche la preghiera di questa settimana che abbiamo vissuto, la preghiera di stasera, la preghiera di domani a sera, sia qui in chiesa come su a San Mauro, alle 19 faremo anche lassù la veglia di Pentecoste, ecco, è riscoprire, metterci nella realtà, nella situazione di accogliere in noi lo Spirito Santo. Non è teoria, non si capisce studiando, lo si capisce con l'esperienza. Si vede uno che ha lo spirito oppure no. Noi vediamo che se dentro di noi c'è acredine, c'è durezza di cuore, non perdono, non misericordia, furbizia, malizia, non so, eccetera, non c'è lo Spirito Santo e perciò non siamo cristiani. Invece lo Spirito Santo vuole entrare in noi, prendere dimora in noi. E vuole che non viviamo da schiavi, come ce lo ricorda la lettura. Schiavi delle nostre passioni, schiavi della mentalità del mondo, tutti fanno così, oppure schiavi anche delle nostre cattiverie, delle nostre furbizie.
allora lo spirito non c'entra per niente. Vuole invece che viviamo da persone risorte, libere. E questa è la bellezza del cristiano adulto nella fede. Perché è vero che vivere con lo spirito è tutto diverso che non vivere senza spirito. La vera libertà è avere lo spirito dentro di noi che ci guida, che ci sostiene, che ci illumina. Perché allora abbiamo la pienezza del nostro agire. Ecco, se c'è in noi lo spirito, viviamo gioiosi. La gioia che viene proprio dai frutti dello spirito. E chi ha lo spirito, vedete nel battesimo abbiamo detto tante volte, abbiamo ricevuto lo spirito, la pienezza dello spirito che ci perdona i peccati. E questo porta gioia, sentirci perdonati. Liberati, porta gioia dentro di noi, perché ci viene donata la signoria di Gesù Cristo, quella signoria di Gesù Cristo che nella passione, morte in croce, Gesù vive non sopportando, non subendo, non mormorando, ma vive proprio da Signore questo modo di vivere, che è il vivere dell'amore. E ce lo dona a noi nel battesimo. Ecco che la Pentecoste diventa la conclusione del tempo, diciamo, pasquale, proprio perché Gesù che sale al cielo, dopo aver compiuto la sua missione, manda sugli apostoli lo Spirito Santo, quella forza che ha promesso, che avrebbe cambiato loro il cuore, che li avrebbe illuminati. E dei fatti sentono in loro questa forza, questo spirito, questo movimento, questa voglia di vivere, di annunciare Gesù Cristo senza nessuna paura. E la Pentecoste proprio sugli apostoli e con Maria e altre persone, ecco, fanno questa esperienza. Lo Spirito Santo scende su di loro e cambia proprio la loro vita. Non sono più loro, proprio in forza dello Spirito Santo. Ecco, noi vorremmo fare la stessa esperienza, ma non è così. Però lo Spirito agisce, se noi anche stasera con umiltà chiediamo lo Spirito, ascoltando la parola, adorando Gesù, e chiediamo con umiltà lo Spirito entra in noi. Là dove c'è un cuore aperto, semplice, anche peccatore finché vuole, non ha importanza, ma che riconosce i suoi peccati e chiede perdono, ecco che lo Spirito scende. E come facciamo a conoscere che lo Spirito è in una persona? Dai frutti. Dai frutti. Non è, ripeto, una conoscenza culturale o studiata o presa così a memoria. Se uno ha lo spirito, ha i frutti. E i frutti dello spirito sono proprio luce, e amore, e misericordia, e coraggio anche, forza, però nella mitezza, nell'umiltà. Lo spirito ti dà riposo, però ti dà anche audacia, ti dà coraggio di vivere, di annunciare e di trasmettere questa potenza che Dio dà a ciascuno di noi. Ecco che i frutti dello Spirito, come ci ricorda anche San Paolo, sono tutte quelle qualità che desideriamo noi. È in forza dello Spirito che abbiamo in noi e che accogliamo in noi, Dio ci dona tutti questi valori, queste qualità, e diventa una vita nuova, cuore nuovo, pieno di misericordia, pieno di perdono, pieno di benevolenza anche verso gli altri. È un discorso che umanamente ci crediamo poco, perché dopo nella realtà ci scontriamo con tante difficoltà, con tanti scoraggiamenti, con tante nostre frivolette, con tante nostre anche debolezze, e allora rimaniamo lì e diciamo: ma che sia proprio vero? Invece la Pentecoste ci viene a confermare, è vero che gli apostoli hanno ricevuto lo Spirito Santo e è cambiata la loro vita. Ed è incominciato a crescere
le prime comunità cristiane. Non se le comunità cristiane all'inizio non è frutto di discussione come facciamo noi, no? Tanti raduni, tante discussioni, tanti compromessi, tante idealità che dopo non si realizzano mai. Che è costruzione dell'uomo questo. Invece Dio ha, attraverso gli apostoli e la potenza dello Spirito Santo, ha veramente iniziato a costruire prima le persone degli apostoli piene di Spirito Santo, questo cambiamento di vita, e poi attraverso l'esperienza, ecco, che fa capire loro come devono agire, cosa devono fare, e nascono così le prime comunità che si trovano insieme, ascoltare la parola, vivere i sacramenti e insieme anche aiutare i poveri. È quella vita dei primi cristiani che Dio costruisce illuminando gli apostoli. Infatti, anche se leggiamo gli Atti degli Apostoli, ecco che il tempo pasquale ci fa leggere nella lettura dell'Eucaristia gli Atti degli Apostoli, noi scorgiamo come gli apostoli vanno, ma non organizzati, quando gli annunciano, e poi dalla realtà che succede, dai fatti che succedono, Dio svela quello che devono fare. Infatti le comunità crescono proprio per opera dello Spirito Santo, non è invenzione degli apostoli. Ecco perché è importante ritornare a queste origini, questo modo di vivere il cristianesimo. Le comunità che sono frutto di una predicazione e la comunità che insieme i vari cristiani che hanno accolto l'annuncio della predicazione si trovano insieme, ascoltano una parola, crescono con la forza di Cervini. L'Eucaristia dei primi cristiani è stupenda. Dalle varie parti, come ci parla San Giustino, dai vari paesi venivano i cristiani insieme, si trovavano in un luogo, in una famiglia, dove riconoscevano e facevano una verifica della settimana e chiedevano perdono al Signore, ascoltavano la parola di Dio, pregavano e poi, ecco, si celebrava l'Eucaristia, quel memoriale che Gesù nell'ultima cena ha dato agli apostoli: fate questo in memoria di me. E la Pentecoste conferma è lo Spirito Santo donato nella Pentecoste che Dio veramente realizza questo nuovo modo di vivere. E Antiochia, ad Antiochia i cristiani, quelli che sono i discepoli di Gesù Cristo, vengono chiamati cristiani, cioè di Cristo, di Gesù Cristo, discepoli di Gesù Cristo. E noi siamo i discendenti da questo, solo che abbiamo un modo di vivere veramente rovesciato. Noi di cristianesimo abbiamo ben poco. E questo non è deludente, è una verità che occorre dircela. Non possiamo imbrogliarci. Il cristianesimo non è teoria, non è organizzazione, non è neanche cultura. Il cristianesimo è vita. Le persone che hanno lo Spirito di Gesù Cristo, lo Spirito Santo, sono cristiani. Se non hanno lo Spirito di Gesù Cristo e non portano i frutti dello Spirito, non sono cristiani. E qui siamo tutti in discussione. Non per scoraggiarci, ma per svegliarci, per crescere. Chiedere lo Spirito perché venga in noi e ci aiuti a accettare noi stessi, ci aiuti anche a dirigere bene noi stessi, ci aiuti a usarci bene, scoprire i grandi doni che abbiamo per usarci bene. E lo Spirito Santo questo ci aiuta moltissimo. Perché allora anche l'adorazione, la veglia, il vegliare, l'adorare, è proprio invocare lo Spirito Santo. Non è una cosa tecnica. Faccio la preghiera, c'ho lo Spirito Santo, ma corno, no, non è queste forme tecniche. Una forma esistenziale, vitale. È proprio metterci di fronte a Dio con umiltà e cominciare a diventare cristiani. Come ci dice San Paolo nella lettera ai Romani, c'è la lotta dentro di noi tra la vita della carne e la vita dello spirito.
dove prevale la vita dello spirito, ecco, la persona diventa sempre di più piena di spirito e lo spirito prende il dominio sulla creatura. Solo quando lo spirito ha pieno dominio sulla creatura, allora diventiamo figli di Dio e possiamo gridare Abba, Padre. Allora i figli di Dio chi sono? Chi hanno la pienezza dello Spirito Santo. E noi, proprio in forza del battesimo, noi possiamo avere questo, perché siamo battezzati e nel battesimo abbiamo ricevuto il mistero pasquale. Cioè abbiamo ricevuto lo Spirito Santo e che noi neanche ci pensiamo e perciò non lo usiamo. Qualche volta lo invochiamo, ecco. C'è un movimento del rinnovamento che sta riscoprendo e sta rivitalizzando questo valore dello Spirito Santo, che è stupendo. Però non è teoria, non è entusiasmo, non è, non so, svolazzare. È lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità, che scende in noi e dove è accolto veramente porta vita nuova. Ci porta a essere risorti, vivere da risorti, vivere con la Signoria di Gesù Cristo. Allora, la Signoria Gesù Cristo, come facciamo a sapere se l'abbiamo? Ai frutti. Possiamo dire, ho lo Spirito Santo e bando quel paese e la persona che mi pesta i piedi. No. Se hai lo Spirito Santo, ti fermi, lo ami, lo rispetti, gli dici la verità con amore, cioè ci cambia, ci fa crescere, ci fa maturare. E questo è possibile per tutti, perché tutti abbiamo ricevuto il battesimo. Tutti abbiamo questa forza dentro di noi, solo che non la esercitiamo. Ci accontentiamo di dire quattro preghiere, non so, a fare anche qualche penitenza, perché adesso bisogna digiunare. La Madonna ha detto di digiunare, che è una cosa buonissima, ma non nel modo con cui viene fatto, che tante volte lo fanno. Mi tocca farlo, lo faccio perché devo stare alla legge. No, non è una legge, neanche. Ma se sei pieno di spirito, allora ti piace. Allora ti fermi, sai digiunare bene, sai anche mangiare se occorre. Cioè diventi l'uomo saggio, sapiente, che dirige bene se stesso, per poi annunciarlo anche agli altri, l'amore con misericordia. Un coraggio, il cristiano è coraggiosissimo, è ardito, diciamo, è capace di testimoniare e annunciare il Vangelo anche ai pagani, ma non offendendo, non con la violenza, non con la furbizia, con l'amore. Oh, questo sì. E difatti è l'amore che vince. Adesso la testimonianza cristiana, per esempio, non so, qui di Verona, siamo molto scadenti, ma non solo voi laici, anche noi, perché siamo pieni di tante rite, di tante robette, facciamo. E ci accontentiamo di un po' di rigidità naturale, alle volte anche scadente. Ecco, allora questa sera il Signore vuole veramente aiutarci a stare qui come siamo, peccatori finché vogliamo, e invocare lo Spirito Santo. Entri. E veramente ci dia questa certezza. Lo Spirito Santo vuole dimorare in me, ciascuno di noi, in forza del battesimo, mistero pasquale di Gesù Cristo. E sento in me lo Spirito Santo, cioè la Signoria di Gesù Cristo, se sento in me il desiderio di vivere la volontà di Dio, di vivere sereni la volontà di Dio. Non saprà chiedere. Certo, dobbiamo anche chiedere, ma chiedere di compiere la volontà di Dio, chiedere di stare con Dio, chiedere di crescere nell'amare, nel perdonare, nell'usare misericordia, tutte cose che sono al di sopra di noi, che noi da soli non siamo capaci. A un certo momento diciamo basta, ma quello non mi capisce soltanto perché non fa quello che voglio io. Ecco che allora lasciamo che dentro di noi proprio lo Spirito Santo dimora e ci viene a illuminare. Guardate che a forza di per sé non guarda la bravura mia, vostra, no. Guarda solo dove è accolto e dove è accolto fa miracolo.
ci aiuta a amare, e a casa, chi ci offende, chi ci umilia, allora non è più simpatia o chi mi fa del bene, nasce l'amore verso tutto. Questa è la gioia grandissima, e la vera gioia del cristiano è sentire la presenza dello Spirito Santo in noi. Ed è possibile per tutti. Non c'è il bravo, il meno bravo, no. C'è un cuore aperto, umile, che dice: Spirito Santo, vieni in me, guida la mia vita, dammi la tua vita, aiutami a immettermi in questa dimensione dell'amore, amare come Gesù Cristo. È impossibile per noi, però diventa possibile in forza della presenza dello Spirito Santo in noi. Come ha cambiato gli Apostoli, lo Spirito Santo può cambiare anche noi. Nella Bibbia si parla della Torre di Babele, la prima lettura, dove c'è questo popolo che lascia l'Occidente, dove nasce il sole, dove nasce la luce, dove c'è proprio il simbolismo di Gesù Cristo che risorge e lascia Dio, lascia Gesù Cristo per andare verso una grande pianura, il comodo, dove si installa, dove comincia a fare lui quello che vuole. E riesce a fare questa Torre di Babele perché testa già, Dio l'ha creato bene, qualità ne ha, capacità ne ha, però non ha lo spirito. E allora succede che dopo diventa la Torre di Babele, perché nasce l'invidia, la gelosia, le divisioni, e nasce questo popolo pieno di difficoltà, pieno di divisioni, pieno di malizie, pieno di cattiveria. In contrapposizione alla Torre di Babele, cos'è che c'è? L'altra lettura, che è la prima lettura degli Atti degli Apostoli. Lo Spirito Santo scende sugli Apostoli, cambia il loro cuore e tutti li capiscono. Come mai io greco capisco un giudeo? Perché lo Spirito Santo scende e porta comunione, porta amore, porta benevolenza, porta misericordia, porta tutti i valori dello Spirito. Ecco, questa contrapposizione è bene vederla, perché il Signore vuole tirarci fuori dalla Torre di Babele, vuole tirarci fuori dalla rigidità naturale e farci veramente cristiani. Ripeto, essere cristiani non è essere bravi, sono capaci, no? Essere cristiano vuol dire avere lo Spirito di Gesù Cristo dentro di te che ti aiuta a vivere da cristiano. E vivi da cristiano quando ami, ami come Gesù Cristo e ami tutti. E cosa sottenda? E lo Spirito Santo vuole fare questo. Ecco, riceviamo Gesù qui in mezzo a noi, l'Eucaristia, che viene a confermarci quell'amore di Gesù che è rimasto sempre con noi e rimarrà sempre con noi, è Gesù che ci dona lo Spirito Santo e ci dice: credi allo Spirito Santo, invocalo con umiltà e lascialo agire, con la pace di Dio. Ora vogliamo sederci e guardare Gesù e l'Eucaristia, anche Gesù crocifisso, è lo stesso amore, è lo stesso Gesù che è salito al cielo e dal cielo ha mandato lo Spirito Santo sugli Apostoli e lo vuole mandare anche su di noi. E quel silenzio entra in noi, in ascolto stiamo e diciamo: dona anche a me lo Spirito Santo, con molta umiltà. Signore, dona a me lo Spirito Santo, aiutami a non ragionare, aiutami a non fare chissà che pensieri, ma con molta umiltà, Spirito Santo entri in me, comincia a agire in me, comincia a pulire la mia testa, il mio cuore, la mia mente, possa veramente avere questo cuore nuovo, piano piano, pieno di amore e di spirito. Di fronte a Gesù e Eucaristia, e diciamolo con umiltà: Signore Gesù, abbi pietà di me, donami lo Spirito Santo. Facciamolo con molta gioia, con molta serenità, con la certezza che lo Spirito Santo agisce
non stiamo lì a ragionare come agisse. Lo scopriremo dai fatti, anche dalla serenità che ci dà. Possiamo portarlo anche a casa, ci aiuta poi nella vita quotidiana. Abbiamo fiducia e gioiamo di questo. Prima lettura ci ricorda il fatto della Sisor Spirito Santo sugli apostoli che sono riuniti nel Cenacolo, con questa presenza dello Spirito che si realizza in una forma, come viene descritta, in una forma molto umana, diciamo, con queste lingue di fuoco che si dividevano sopra la testa degli apostoli. Ma a parte questa espressione umana, l'importante è lo Spirito che scende sugli apostoli e li colma di Spirito Santo. Tutti furono colmati di Spirito Santo. E ecco il primo frutto dello Spirito Santo. Tutti si capiscono, tutti parlano, cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro potere di esprimersi. Ecco questo frutto, che tutti comprendono quello che gli apostoli dicono, e la presenza dello Spirito in forma tangibile, che veramente dà agli apostoli la certezza che lo Spirito Santo agisse nella loro vita. Lasciamo che questo fatto della descenso Spirito Santo avvenga anche in noi. E diciamo al Signore: manda su di me, manda in me il tuo Santo Spirito. E ascoltiamo questa parola avvenuta negli Apostoli 2000 anni fa. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia, dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene. Romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Parola di Dio. Preghiamo insieme. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Insieme. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Quante sono le tue opere, Signore. Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo Spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra.
Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la fede. Sia per sempre la gloria del Signore. Gioisca il Signore delle sue opere. A Lui sia gradito il mio canto. Io gioirò nel Signore. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Vediamo questo momento di adorazione proprio così, in silenzio, guardando Gesù Eucaristia, Gesù Crocifisso, e diciamogli proprio: manda anche in me il tuo spirito, perché mi rinnovi tutto. Ripetiamolo con calma, con misericordia anche verso di noi, e anche con tanta fiducia, con tanta fede, perché lo Spirito agisce veramente e vuole entrare in noi e rifarci nuovi. Seconda lettura, vi siete accorti, seguiamo la messa del giorno, non quella vespertina del sabato. Seconda lettura è la lettera di San Paolo Apostolo che scrive i Romani. La prima è l'esperienza della Pentecoste, lo Spirito Santo che trasforma la vita degli Apostoli, che dà poi origine alle prime comunità cristiane, piene di spirito, piene di forza, piene di coraggio. San Paolo che spiega i frutti dello Spirito, chi ha lo Spirito, e mette in evidenza una verità molto importante che dovremmo ripeterla spesso perché entri in noi, ci illumini il nostro vivere quotidiano. Di quanti noi siamo convinti di aver ragione in genere, abbiamo le nostre idee, tante volte sbagliate, però siamo convinti e agiamo secondo quelle, che sono le opere della carne. Anche tante volte c'è malizia dentro di noi, c'è cattiveria, rancore, se uno ci fa del male, teniamo a bada, oppure che quello figli non passi più per casa mia, eccetera. Ecco, scoprire questa realtà umana che c'è in noi, che è la vita della carne, è la religiosità naturale. Siamo anche buoni, siamo sempre creature di Dio, però piene di religiosità naturale sono. Va bene quello che mi va bene, piena di egoismo, piena di orgoglio, piena di durezza di cuore. E di questo ne siamo pieni tutti. Ecco perché il cristianesimo non esiste ai nostri tempi, o esiste molto poco, molto poco. Perché le opere della carne prevalgono. E San Paolo dice con molta chiarezza: dove ci sono le opere della carne c'è la morte, stiamo male, abbiamo le paure e non sappiamo più cosa fare nella vita, allora facciamo come fanno tutti, e bisogna diventare furbi altrimenti ci fanno fuori, e tutta questa mentalità umana pagana entra nel nostro vivere quotidiano, le opere della carne che portano a farci stare male. Invece, dice la lettura, occorre che ci siano le opere dello Spirito, che la vita dello Spirito entri in noi e piano piano prenda cuore in noi, che ci pulisca dalle opere della carne e prenda il posto delle opere della carne la vita dello Spirito. Perché la vita dello Spirito ci riempie di valori, l'amore, la misericordia, la fortezza, il coraggio, il fare il bene, l'aver pazienza, tutti quei valori positivi che desideriamo avere, e lo Spirito ce li dona. Con l'importanza della Pentecoste, ricevere lo Spirito, pregare lo Spirito perché avvenga in noi questa purificazione che ci butti via le opere della carne e entri in noi invece la potenza dello Spirito. Perché dice solo chi avrà la vita dello Spirito dentro di sé può gridare Abba Padre, cioè diventare figlio di Dio, diventare cristiano. Cristiano non è solo la richiesa di rosario o robette,
rimangono robette se ma spirito. Se invece in noi entra nel nostro vivere quotidiano lo spirito, ci dà tutto un modo di agire, di vedere le cose, la sapienza dello spirito, la signoria di Gesù Cristo entra in noi e ci rende figli di Dio perché in noi prevale l'azione dello spirito. Importante questa lettura che ci aiuta anche a uscire dalle nostre idee personali, specialmente poi se sono sbagliate. L'egoismo è terribile in questo caso. Perché? Perché siamo permalosi e la ragione è sempre nostra, vai per gli altri. Ma il Dio non ci parla di ragione o torto, ci parla, hai lo spirito oppure no? Se hai lo spirito puoi diventare figlio di Dio. Se non hai lo spirito rimani nelle tue morti, nel tuo soffrire. E Gesù invece ci viene a dire, guarda che ti do lo spirito, ti mando lo spirito, perché in te venga questo passaggio. Anche se hai le opere della carne dentro di te che ancora vivi, vuoi liberarti da queste perché entri nella vita dello Spirito e diventi finalmente un cristiano che agisce secondo lo Spirito. Una lettura semplice ma di una luce incredibile, ascoltiamo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne morirete. Se invece mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, quelli sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo, Abba, Padre. Lo spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio, e se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Parola di Dio. Vogliamo leggere insieme la sequenza. Facciamolo con molta calma, proprio guardandola per noi. È una preghiera stupenda fatta dall'uomo ma molto interiore ed è un'invocazione proprio perché lo Spirito Santo entri in noi, ci liberi dallo spirito della carne e ci ricolmi invece della potenza e della luce dello Spirito. Insieme. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore e protetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto,
O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Ecco, conserviamo in noi la lettura e anche la sequenza che ci illumini per gridare anche noi nel nostro cuore: manda su di noi il tuo spirito, Signore. Vedete come la parola di Dio è molto chiara, ci evidenzia la realtà del cristiano adulto nella fede, invece la vita del non cristiano, la vita che è piena di umanità, piena di frivolette, piena di limiti, piena di paure, piena anche di sofferenze, croci. Anche il brano del Vangelo, un brano stupendo, che è tolto dal discorso che Gesù fa prima di lasciare gli apostoli, di salire al cielo. Un discorso molto bello. Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Io pregherò il Padre e gli darà un altro paraclito che rimanga sempre con voi. Questa comunione di Gesù con gli apostoli. Se mi amate, osservate i comandamenti. Il comandamento di Dio è sempre quello dell'amore. Come facciamo a vivere il comandamento dell'amore se non abbiamo lo Spirito? Ecco chi ci manda lo Spirito Paraclito che rimanga sempre con noi. Ecco, accogliamo lo Spirito, supplichiamo lo Spirito che rimanga con noi e ci aiuti a vivere il Vangelo, ci aiuti in fondo a amare, amare come Gesù Cristo. Vivere il mistero pasquale, o che viene veramente una vita tutta nuova, tutta diversa, perché è veramente osservare la parola di Dio che noi troviamo la presenza di Dio Padre in noi. Sia il Padre che Gesù e lo Spirito Santo prendono dimora in noi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che veramente vivono con noi e ci aiutano a vivere. Ci fanno gustare quello che è la vera vita dello Spirito. Vogliamo ringraziare Dio proprio di questa parola, ringraziare Dio della Pentecoste, dello Spirito Santo che scende, però non facciamo gli stolti e chiudiamo il nostro cuore, apriamolo, perché Gesù possa entrare veramente in noi e ci ricolmi del suo Spirito. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paraclito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Viviamo quest'ultimo momento di adorazione proprio invocando
che lo Spirito Santo entri in noi, assieme a Gesù e assieme al Padre, che dimorino in noi. Ecco questa umile, semplice ma profonda disponibilità nostra, che continua ad essere una invocazione costante, vieni Spirito Santo in me, per poi sentirne i benefici, i frutti, frutti che arrivano, che lo Spirito Santo è fedele ed è molto efficace. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio e buonanotte, buona Pentecoste a tutti. Per chi interessa, domani la veglia qui, chiesa, verso le 20 e anche su San Mauro alle 19. Saranno veglie per la Pentecoste.